Oltre 900 vini e 140 produttori per il grande ritorno dell'eccellenza di Toscana alla Stazione Leopolda a Firenze. La manifestazione dedicata al vino, organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier, taglia il traguardo del 20° anniversario. Viva! Bravo! 2 giorni dedicati al wine tasting per i semplici appassionati e per gli addetti ai lavori che hanno la possibilità di apprezzare le etichette toscane raccontate dalla viva voce dei produttori. Vino ma anche olio toscano IGP e ancora distillati, aceto balsamico di Modena e caffè per allargare gli orizzonti del gusto e comprendere il valore del Made in Tuscany. Noi dobbiamo essere in grado come AIS di mettere il nostro valore sopra il valore dei prodotti stessi che sono qua e noi siamo capaci di narrare, di aggiungere un contenuto che è davvero spendibile rispetto alla qualità che si assaggia. L'unione di queste due situazioni io credo che ci faranno divertire per 2 giorni che saranno davvero importanti e soprattutto usciranno le persone che verranno a trovarci un pochino più informate su quello che è l'eccellenza toscana. Qualità quindi è la parola d'ordine di questa edizione 2021 che permette ai produttori e soprattutto alle giovani generazioni di far apprezzare gli sforzi compiuti per crescere e migliorarsi durante il periodo della pandemia. Per noi giovani è stato un toccasana, nel senso che ha cambiato totalmente l'approccio di anche come si lavora. Poi alla fine abbiamo avuto la possibilità di stare tantissimo in vigna e capire anche delle cose dove o che sbagliavamo, che si potevano correggere. E questo secondo me ci ha dato una marcia in più. L'eccellenza di Toscana quindi torna a farsi apprezzare dal grande pubblico dopo lo stop forzato. Dalla Leopolda arriva un messaggio forte e chiaro per tutti i consumatori. Bere poco ma bere bene, che bevono con consapevolezza e con cose di qualità e che possono imparare che anche l'olio è uno di quei prodotti nei quali la qualità conta molto e conta non solo per la bontà del cibo e dell'utilizzo, ma anche per la salute di ognuno di noi.